Benvenuto nel nostro canale. Ti invitiamo cordialmente a iscriverti e ad apprezzare il video con un bel mi piace. Dedica del tempo a guardarlo fino alla fine, perché è intriso di contenuti fondamentali. Il nostro impegno è costante, mentre il tuo interesse rappresenta il motore che ci spinge ad andare avanti. Ti ringraziamo e ti auguriamo una piacevole visione. Pippo Baudo, un'icona indiscussa della televisione italiana, ha risplenduto nei nostri schermi per decenni. Tuttavia, oggi lo troviamo di fronte a voci preoccupanti sulla sua salute. Diverse fonti sostengono che il caro presentatore possa essere affetto da una malattia estremamente rara, mettendo così in dubbio il suo stato di salute. Questa ondata di ansia ha travolto i fan di Baudo, molti dei quali si chiedono: cosa è accaduto a Pippo Baudo? Perché non lo vediamo più in TV? Baudo è stato un punto di riferimento della televisione italiana sin dai suoi esordi a Viale Mazzini negli anni 60. La sua influenza è perdurata per oltre 5 decenni, raccogliendo ammiratori grazie al suo carisma genuino. Il suo ritiro dalle luci della ribalta, dopo la conduzione di Domenica In nella stagione 2016-2017, ha segnato una tappa importante nella sua carriera. Tuttavia, è cruciale smentire alcune incertezze diffuse online. Contrariamente alle voci che circolano, Pippo Baudo gode di ottima salute. Pur avendo affrontato una battaglia coraggiosa contro il cancro alla tiroide negli anni 70, con ben 5 interventi chirurgici per sconfiggere la malattia, questa è ora un'esperienza passata. Oggi, Baudo è vigoroso e in salute, non afflitto da alcuna malattia grave. Le speculazioni su una malattia rara che lo avrebbe colpito sono prive di fondamento, così come le notizie riguardanti il figlio Alessandro, erroneamente interpretate come una sua fuga per assistere il padre. Alessandro ha effettivamente scelto di trasferirsi in Italia, ma per decisione personale e non a causa di un'emergenza medica del padre. Dopo una carriera leggendaria, Pippo Baudo ha deciso di prendersi una pausa, non per motivi di salute, ma per seguire altre passioni. Nonostante le sfide che ha affrontato nel corso degli anni, il suo amore per lo spettacolo e per il pubblico è rimasto immutato. Quindi, mentre il celebre presentatore gode del suo meritato riposo circondato dalla sua amata famiglia, i fan possono star tranquilli. Le voci e le notizie infondate non trovano riscontro nella realtà. La verità è che Pippo Baudo è in ottima salute, forte come sempre e pronto a condividere il suo talento e la sua simpatia con il pubblico televisivo. Ti invitiamo, pertanto, a iscriverti al nostro canale e a lasciare un mi piace al video. Questo gesto non ti costa nulla, ma per noi rappresenta un segno di importanza che apprezziamo profondamente. Ti ringraziamo e ti diciamo a presto.